Siamo abbastanza. Quindi mi sorpassi su una o due ruote oggi? Vai Peppe! No! Sono decisissimo! Molla il freno! Giri il motore a caso. Come non lo sai? Cioè, grattato non sai dove? Sì! Sì! Buongiorno a tutti, bentornati in questo nuovo video della settimana. Qui per voi dalla rubrica di TG2 Motori. Oggi saremo in compagnia del nostro CBR, di una Twingo color... color... che c***o di azzurro era quello? E oggi si va a Bergamo, e più precisamente sullo Zambla. Sono così emozionato che potrei emozionarmi. Oggi finalmente c'è il sole. Non ci credo, non ci voglio credere. Dietro a questo taxi che non si muove, non esistono i taxi che vanno piano, non esistono, sono degli... mi hai fatto lo scherzo? Non si fa! Raga, andiamo a prendere gli altri. Pensavo di essere il primo, e invece... un posto. Che caldo fa oggi? Dai che chiudi le gomme oggi. Sì, sto cazzo. Allora, c'è un gruppo abbastanza... aspettiamo quello che... abbastanza, siamo abbastanza. Siamo abbastanza. Ti tengo d'occhio. Quindi mi sorpassi su una o due ruote oggi? Una. Siamo poche persone oggi, tutte molto serie, tutte molto rosse. E ci faremo guidare da Elisa. Lorenzo già le comincia a spiegare il funzionamento delle saponette. A lei interessa molto, vedo. Abbiamo anche un cattivissimo KTM oggi con noi, che non so come si comporterà. L'ho appena conosciuto, ma di solito i KTM si comportano sempre molto bene nei gruppi, vero? Ecco Lorenzo che... cosa sta facendo di già? Ma perché deve fare... ma cosa sta... dove va? Cosa? Non vedi niente? Dove eri finito? Pensavo che dovevamo andare dal benzinaio della Quest. Scusa, non ho sentito. Stai pezzando e non vedi un cazzo. Veramente quella bucana non si è fermata. È lei che fa strada. Dove va? Dove stanno andando? Non va! Oh, l'ho visto adesso, c'ha le granate! Ma che tamarro! Ma adesso voglio una spiegazione. Aspetta, cerchiamo il prossimo di benzinaio! Non va neanche questo! Ma ragazzi! Non arriveremo più! Perché hai delle granate nel cerchione? Granate nel cerchione? Sì, perché è una bomba! Sì, se mi faccio i coglioni ne tiro dietro io. Questo sembra funzionare. Guarda, qui c'è una cittata. No! Vaffanculo! Brava. Fammelo rivedere. Adesso. No, così è un po'. Signore e signori, Alberto Nasca. Ma vai a cagare. Oh, eccolo! Diglielo! Panigale, diglielo! Lo vedo fiducioso. Siamo con te! E forse funziona. Non ci credo, è andato. È andata, non ci credo. È sempre in mezzo. Raga, festeggiamo? Davvero. Basta, il giro è finito qui, andiamo a casa, è stato bello. Ciao. Siamo carichi. Siamo pronti. E io sono contromano. Via verso l'infinito e oltre! Vai Lorenzo, sì! Che manovra era? Sei Alberto Nasca? No, sono Andrea Pirillo. Non vedi che ho la moto rossa? Vai, vai tu. Siamo dispersi tipo nel nulla. Qua abbiamo davanti Peppe che anche in doppio sta davanti. La pianterei con queste stronzate al posto tuo. Sì, come la volta scorsa che rimango indietro e vado a fuoco. Vai. Chi è? Ma dai. Sì, vabbè, ma siete tutti falsi. Va bene, andate avanti, andate avanti. Vai Carlo! Che infami, che infami, che infami. Arriva la galleria, ragazzi, arriva la galleria. Io so cosa sta per succedere. Io lo so cosa sta per... ecco. Ecco. Vai Peppe! Vai Peppe! Dai, arriveremo. Arriveremo.
Ragazzi, siamo ufficialmente arrivati in mezzo alle radure montagnose, alle montagne della provincia di Bergamo, e siamo a un passo dallo Zambla, un passettino. Qua infatti cominciano a scaldarsi gli animi. La cosa buona è che non sono l'ultimo del gruppo in questo momento. Vai così! Sì! Ora mi dovrò impegnare a stargli dietro. Se il CBR non mi va in folle, magari. Cosa ci fa Peppe in doppio davanti a guidare il gruppo? La giornata di oggi ci sta dando un'afa atroce. Sembra di stare ad agosto. Sarà che ho sotto la termica. Pensi di andare sull'Everest? Ciao Panigale! Ce n'è? Si è sentito in dovere di farsi sentire. Ci stanno già lasciando indietro. Vai Lorenzo, vai Lorenzo, vai Lorenzo. Bravissimo Lorenzo. Madonna, CBR, le salite le senti tutte. Eccoli là. Vai CBR. Oh, che bello quando mi fai sentire le buche così. Sì, questa stringe. Questa si stringe. Fatti una presa larghissima. Prego il Signore che sempre mi protegge e non mi fa trovare nulla dietro la curva quando se la sbaglio la prendo larga. Che fatica Cibi, che fatica arrancare. È lui, signore e signori, dietro al gruppo. Dio, che caldo. Dai Cibi, che mi si pianta in mezzo alla strada. Oddio. Sì, tutte in prima le devo fare? Non c'è niente in prima, è totalmente vuoto. Giri motore a caso. Ci hanno detto dell'esistenza di un tombino in curva. Spero di non essere il primo a prenderlo. Vai, Jimmy, vai! Wow! Non frenare in curva, zio! Mi sto concentrando. Oggi sono deciso. Sono deciso. Sono decisissimo. Peccato per il povero CBR che mi si pianta. Maledetto CBR. Ti voglio bene, ma questi vuoti in curva proprio no, eh. Vai. Vai CB, vai. Oddio. Piano. Molla il freno! Molla il freno! Sì, così! Cominciano, comincio a non farcela più, comincio a sentirla tutta, comincio a sentirla tutta, strappa, strappa tantissimo! Ma il tornantino in salita è quello che ci voleva! Bello questo! Molto bello! Dio! Sembra di fare motocross! Mi sembra sempre più di fare motocross! C'è un vuoto proprio totale qua in mezzo, eh. Nel range di giri non si sa cosa c'è, c'è il nulla. Quella strada dove va? Ah, qua. Stavo andando dritto. Molto bene. Oddio, sì, CB. Sì! Sì, così vuoto. Vai, CB, vai. Vai! Vai che ce la fai! Vai che ce la fai! Abbiamo davanti una GT86, ragazzi! Colore arancio! Che è un arancio che non ho ancora capito che razza di tonalità è! Il famoso marrancio Toyota! Grande! Ci sei arrivato in cima però, eh! Sei così, CBR! Vai così! A vuoti! A vuoti! Eh? Dove? Non lo so! Come non lo sai? Cioè, grattato non sai dove? Sotto! Qua? Qua è grattato! Sì, qua! Ci stai, eh? Che? Cosa? Quella curva infinita! Quale? C'era una curva che non finiva mai, che era sempre in curva! Sì? Perché sono sceso? Dove cazzo è? Tu dove cazzo è? Mi sono fermato, tipo, per aspettare. Mamma mia, che gentilezza! Ti diverto! Stai facendo quello che stai facendo? Sì! 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 C'è anche lei ferma che non riesce a fare un cazzo. Sì! Non sa andare sull'altalena. Ho bisogno solo di una. Sì! Allora adesso dobbiamo fare una cosa, visto che siamo qui e non l'abbiamo mai fatto. Il buon Ivan mi sta facendo la seconda camera. Qua abbiamo il primo piano. Da questa parte o dall'altro? Dall'altro. Dall'altro. Aspetta. Che sta succedendo? Allora,
Ragazzi, abbiamo un arrogante qui in mezzo con lo scooterone, si è infilato con lo scooterello, vuole sorpassare tutti, punta Peppe, lo punta male, è lì, lo vuole fare, si vuole infilare, si cerca, l'infila, non ce la fa, ci prova di nuovo, guardalo, desiste, eccolo, ci prova, entra, non ci credo, dov'è passato, Peppe scandalizzato, Peppe non può assolutamente accettare una sconfitta del genere, lui, no, Peppe, no!